Ed ecco il gruppo sul rettilineo di partenza e arrivo dopo aver completato questo giro di ricognizione. Andiamo a seguire l'inizio, senz'altro entusiasmante. Partiti, partiti in testa, Eliseo Martinez guadagna la prima posizione, partito dalla pole il pilota CRG LKE. Andiamo a vedere al tornante numero 1 se è tutto ok, c'è qualche pilota che arriva un po' lungo. Martinez ha già fatto il vuoto, inseguito da Kushmaini. Sono 10 giri pari a 12,5 km. Eccoli uscire dal tornante Villeneuve. Martinez è già passato per l'Ascari, giunge all'S Senna in uscita. Kushmaini ha già 7-8 decimi di ritardo. Tra poco vi daremo le varie posizioni dei protagonisti. Una delle finali come sempre più palpitante. Si chiude il primo giro e passa Martinez. Secondo Kushmaini, ha già guadagnato 7 decimi. Terzo Kasiborski, poi alle spalle di Kasiborski Giuseppe Fusco, il primo degli italiani, il pilota campano Giuseppe Fusco all'attacco su Kasiborski, numero 505 Kasiborski. Andiamo a seguire gli altri. Troviamo Pagano e poi Chinelli in sesta posizione. Questa è la situazione in gara quando siamo soltanto nel secondo giro dei 10 giri previsti. Lo spettacolo della 60 mini, ragazzini terribili al tornante del paddock, sorpassi a ripetizione, incredibile quello che sta avvenendo in pista. Martinez ha un vantaggio di 7 decimi, lo stesso identico vantaggio come al giro precedente. Secondo Kushmaini, poi Kasiborski in terza posizione, Francesco Pagano resiste in quarta ma si avvicina Giuseppe Fusco, i due piloti campani sono vicinissimi in quarta e in quinta posizione. Siamo nel terzo dei 10 giri previsti, palpitante il tifo degli appassionati presenti sugli spalti. Ma Martinez ormai sta scappando via, scappa via Martinez, quasi un secondo di vantaggio, si va a completare il giro numero 3, il giro numero 3 si completa. Quindi Martinez, Maini a 8 decimi, Pagano un secondo e 3, Costantinos ha guadagnato la quarta posizione, ha scalzato Skid, è risalito in settima, Chinelli è precipitato in ottava, nono Marseglia e decimo Negro. Che spettacolo, che battaglia! Siamo nel giro numero 4, mancano 6,5 giri al termine. 6,5 giri al termine. E dunque Martinez ormai la vittoria in pugno. Intanto si avvicina Pagano a Maini. Sono divisi 2 decimi l'uno dall'altro. Andiamo a seguire la conclusione di questo giro. Ormai si chiude il quarto, inizia il quinto. Martinez 53,8. Ha fatto meglio Pagano è passato in seconda posizione. Bravissimo Francesco Pagano. Pagano con il suo top kart motorizzato Parilla. Bravissimo Pagano, ha superato Kushmaini che era stato la grande rivelazione delle manche eliminatorie. E dunque Martinez scappa via. Poi Pagano, Maini, Costantinos, bravissimo Skid, il pilota lombardo, il pilota milanese è risalito sino alla quinta posizione. Bravissimo Skid, come anche Vidales, scivola un po' in basso. Chinelli, ottavo Coluccio, pilota salentino, il primo dei pugliesi in ottava posizione. Poi Marseglia, anche lui pugliese, vediamo lì un pilota che è andato un po' lungo, ha perduto tantissime posizioni. Siamo ormai a metà gara. Martinez, Pagano, Maini, Costantinos, Skid in lotta con Chinelli, ma è giù, ha perduto qualche posizione Skid.
Coluccio scivola in fondo allo schieramento. Eccoli i primi tre. Quarto e il numero 540 Costantinos, poi Chinelli e Vidales. Ancora la situazione è molto fluida, mancano quattro giri, poco più alla conclusione. Martinez però perde qualcosina da Pagano. Eccoli i primi tre, giungono al tornante del paddock. Si chiude il giro numero 6, ne mancano 4 al termine. Passa Martinez, 54-006, 53-5 Pagano, che tempo! Giro più veloce in gara, la media di quasi 84 km orari. Pagano ancora la possibilità di acciuffare il pilota spagnolo. Martinez, Pagano, poi Kushmaini. Ormai il podio è bello lì delineato. Salvo sorprese dell'ultimo giro, come abbiamo assistito nella gara precedente, anche se si trattava di una prefinale. Tre giri e mezzo al termine, andiamo a vedere gli altri. Risale in quinta posizione Chinelli, bravo Chinelli. Poi Vidales, settimo Rocco Negro, ottavo Skid, nono Fetisov e decimo Mute. Questi sono i primi 10. Gli appassionati, i tifosi, i parenti sugli spalti a palpitare, a soffrire. Si avvicina Pagano! E passa! Francesco Pagano in testa! Bravissimo Francesco Pagano! Il pilota italiano in testa! Che spettacolo! Ha beffato Eliseo Martinez alla curva numero 5, scappa via Pagano. Siamo nell'ottavo giro, due giri poco più alla conclusione. Bravissimo Pagano, che sorpasso, che grinta. Ha avuto il suo bel da fare nel tentativo di recuperare la prima posizione, ci è riuscito. Due giri al termine, bravo Francesco Pagano. Numero 546, abbiamo un nuovo campioncino nella 60 mini, il pilota Top Kart Parilla. È iniziato il penultimo giro, ma si avvicina Martinez, deve ancora soffrire Martinez, il pilota CRG. E che spettacolo, vediamo che succede, vediamo se Pagano resiste agli attacchi di Martinez. Non chiudere la traiettoria, va chiusa, ecco Martinez all'attacco e passa l'S Senna. Bravissimo anche Martinez alla S Senna, ha superato il pilota italiano. Sta per iniziare l'ultimo giro. Attenzione, 1250 metri al termine. Pagano di nuovo in testa, ma Martinez è riuscito a beffarlo. Alla fine finiremo anche la voce per questa finale bellissima. Vai Pagano, Francesco Pagano all'attacco. Pagano spinto dal pubblico, gli applausi della gente qui assiepata sulle tribune. Ed ecco, forse adesso c'è la possibilità. Ci scusino gli amici spagnoli se facciamo il tifo per l'italiano, però la patria si fa sentire, ormai siamo all'epilogo. Ecco Pagano all'attacco, traiettoria sfavorevole per Pagano, forse passa. No, colpo di scena, Pagano si ritira, va in testa a coda e vince Kushmaini. Colpo di scena, ha vinto Kushmaini, colpo di scena incredibile, ha vinto il pilota, se non sbaglio, di origini indiane, vero? Indiano, il pilota indiano vince questa incredibile prima finale. Ci siamo giocati la voce, scusate, ma abbiamo assistito ad una finale veramente palpitante dal primo all'ultimo metro. Che spettacolo, proprio sulla linea del traguardo
ha vinto il pilota indiano Kush Maini, secondo Eliseo Martinez, terzo Costantinos, poi quarto un bravissimo Riccardo Negro, il pilota di Otranto, risale sino a...